sul canale PG Passione Games, ragazzi, benvenuti, buona domenica e buon, diciamo, weekend, chiamiamolo così. Allora, facciamo seguito a quello che vi avevo detto ieri nel weekly. Se non l'avete visto, andatelo a vedere perché è stato un weekly molto molto interessante, almeno dal mio punto di vista. Webcam pronta, microfono pronto, gioco pronto, incominciamo questa nuova avventura con Cyberpunk 2077, un mondo fatto di... come posso dire, un open world che lo andremo a scoprire con, sfruttando appunto le 5 ore di prova, 5 ore di prova che sono gentilmente concesse dal Microsoft, a parte gli scherzi, le concede a tutti, non solo a me, quindi magari provatelo perché potrebbe essere interessante. Vediamo appunto la patch nuova, cosa ha portato rispetto alle precedenti, come si dice, alla precedente versione, anche se noi, diciamo, siamo tra virgolette vergini perché non siamo ancora stati nel mondo di Cyberpunk. Mandiamo l'onda la sigla, dopo la sigla ci vediamo e ovviamente la mia facciona andrà via. Vai con la sigla. Rieccoci. Allora, cari, nuova partita. Allora, no, torniamo indietro. Innanzitutto le impostazioni, importantissimo. Presidi, cuffie mi va bene, volume mi va bene. Andiamo qui, grafica, ecco, grafica, video, prestazioni. Allora, qui ci abbiamo due, come vi dicevo ieri, prestazioni, no, allora. Così. Prestazioni, rack trenching o prestazioni, mettiamo solo questo, eh. Quindi mettiamo questo, prestazione, perché altrimenti è... Poi, nuova partita, dai! Allora, livello, cosa si fa? Io direi normale. Ok, dai! Allora, nomade, vita da strada o corporativo? Mi piace più questo, dai, vita da strada. Vita da strada, sì, tutta la vita. Allora, ti ci scegli, uomo o donna? Uomo, dai. Saltiamo veloce perché c'è le ore... Allora, tono della voce, maschile, adesso, no, femminile ci pigliano big abbasisi. La persona, allora, lui va bene, tipo di pelle, pettinatura, vediamo un po'. Col codino, colore dei capelli, bianchi ce l'ha, eccoci, biondo, occhi... tutti uguali, ecco, così scuri, tono la voce mi va bene, pettinatura, tipo, tipo di pelle, muschia, eccola, tutto su, no, pulita, dai, va bene, ma poi c'è qualcos'altro, stile dei peli pubblici, genitali? Sì, No, no, questo no! Taglia, no, non ci credo! Pene 1, pene 2, dai! Via, no, dai, se no, abbi pazienza, Questo è, diciamo, unghie corte, vabbè, dai, trucco delle guance, vabbè, basta. Allora, fisico, livello massimo. 4... 6 fisico termina la forza fisica, ok, 5 c'è anche 6, aggiungi 5 punti di salute, intelligenza, mettiamo riflessi, 5 capacità tecnica, niente, successivo, vai, ora anche basta, ok, avvio, ragazzi, quello lì, abbiate pazienza, cioè, ignudo no, ignudo si può vedere, ignudo, ok, fisico 6, 35, riflessi, capacità tecnica 3, vai, vita da strada, vediamo, sono curioso di cominciare questa avventura, molto curioso. Premi B per continuare. Eccoci, siamo dentro. Un po' d'anestesia. Raddrizza il naso rotto. Oh!
Leonardo voleva ripulirmi. L'ho sistemato. Chi? Qualcuno della zona? Credi che qualcuno di qui cercherebbe di rapinare me, Pepe? Sentivi, ho un problema. Stavolta è serio. Che problema? Sembra che tu sia nei guai. Ti serve aiuto? Sapevo di poter contare su di te. Kirk, gli devo dei soldi. Se non pago entro domani, dice che mi spezza le gambe. E non scherza mai su queste cose. Ha contatti nel cartello. Hai chiesto soldi a Kirk? Ma se lo sanno anche i ratti a Haywood, che è un cazzo di stronzino. Mio fratello è appena uscito di galera. Meritava un'accoglienza da eroe. Lo so, ho fatto una cazzata. Parlerò con Kirk, ma mi devi un favore. Ok, allora, ti diamo il voto a Cyber Park. Prima volta Next City? Ah, ecco, Next City, mi veniva. Segui il tutorial con attenzione per prendere appieno le meccaniche di base del gioco. Altrimenti, se hai già l'esperienza, puoi disattivare i suggerimenti. Vai al database in qualsiasi momento durante il gioco per accedere al tutorial e per consultare gli argomenti più importanti di Cyber Park. Ok. Cerca Cart. Dove sarà Cart? Ah, ti dice. Meno male c'è il coso lì. Dai. Ti dice dove andare. Primo piano. Secondo piano. Meno male qui ci sono cose, vedi? Ah, dato la grafica, ragazzi, mi sembra sia... Questo si può prendere? Si può rubare? No, dicevo, quello cos'è? Soldi? Ehi! Cioè, ma il pad, ragazzi, va cambiato, eh. Il pad va cambiato, via! Prendi. Abbiamo cambiato il pad, via! Vite, poi c'era anche questo coso qui, cos'è? Non si può prendere. Ok, dai, andiamo da Kirt. Tanto vediamocelo un po', ragazzi, il mondo. Guardate, poi diciamo che io facciamo anche una cosa veloce così. Le text cord qui non si muovono contemporaneamente al mio movimento, quindi non ci sono perdite di frame, non c'è niente. Ottimo, almeno per quanto riguarda me, poi. Ehi, Kirk! Voglio parlare. Sì. Vi, quanto tempo? Dimmi, che cosa vuoi? Pepe mi ha chiesto di parlarti. Sì. Per portarmi gli addi di persona, digli che non mordo. Che cazzo di problemi hai? Dagli un po' di tregua, ok? Ti pagherà. Ha solo bisogno di tempo. Ti sembra un prete che gestisce un'opera di carità? Se prendi in prestito degli eddi, devi restituirli, con gli interessi. È cosa risaputa, cazzo. Stai dicendo che dovrei graziare una merdina che non rispetta i patti? No, lascialo tranquillo perché te lo chiedo io. Mi conosci, sono un uomo d'affari, quindi devo sapere cosa ci guadagno. Tutti devono guadagnarci, lo capisco. Ti dovrò un favore. Allettante. Ho già un'idea. Prendi il quotidiano. Un'auto a tutta pagina. Al momento ce ne sono solo quattro a Night City. La prima del direttore regionale della Rayfield. La seconda del sindaco Ryan. La terza di un servizio di autonoleggio. La quarta? La quarta sarà del mio cliente. Non appena l'avrai rubata per me. Allora, cosa si decide? Non so se posso fartela. Se lo faccio, il debito sarà ripagato, ecco. Se lo faccio, il debito di Pepe sarà ripagato. Certo. Ma certo, sono un uomo di parola, sa. La cosa è semplice. Tu rubi una rifle per me, io considero Pepe a posto. Sono così gentile che ti darò persino qualcosa. Il mio amico Rick lavora in un parcheggio vicino all'Embers, il club frequentato dal possessore della Rayfield. È lì ogni venerdì sera, puntualissimo. Appena arrivi, le telecamere di sicurezza si spengono, il cancello si apre e la strada è sgombra. Devi solo prendere la Rayfield e andartene. Semplice. Come faccio a passare l'auto? Cosa dovrei fare? Ti aspetti che scivoli sotto l'auto con uno skateboard e tagli qualche cavo, come nei film? Kirk, auto come quella hanno sistemi di sicurezza. Ottimi sistemi.
Questo giocattolino funziona come la chiave usata dai tecnici Rayfield per le riparazioni. Apre serrature e bypassa autorizzazioni identificative. Un passepartout per tutte le Rayfield in città. E dai, Kirk, non ci crederai davvero. I maghi della tecnologia di Kabuki vendono cose anche più strane sotto banco. Abbi un po' di fede. Allora, siamo d'accordo? Prendi su di là, farei meglio a mantenere la parola. Farai meglio a mantenere la parola. Certo. Tranquillo, vi. Questo vai. Questo riempirà le tasche anche a te, sai. Esci dal bar. Nel Glen. Rick ti aspetta nel garage. Andiamo nel garage. Ah, si passa davanti. Qui siamo riusciti a passargli davanti, eh. Però ragazzi, beh, allora, esci dal bar. Quel cabrone è il migliore della sua categoria. Sono accorto. No, non è qui l'uscita. Meno quello. Ti prego. Non so. I colombiani. Il miglior gioco di gas. Certo. Eccolo lì l'uscita. Qui magari ci dà un po' la mano, eh. Usciti. Allora, siamo fuori. Oh, la cittadina. Vai all'Embers. Nessun cazzo di limone, nemmeno un lime. Ci sono, fidati. Ragazzi, per ora questo gioco è veramente bello, eh. Grafica eccezionale. Parla con i ragazzini. Viene a divorare i suoi figli di tenersi pronti. Sì, padre. Bene, guarda un po' chi c'è. Vì, quanto tempo. Ho sfregiato lui. Sono tornato da Atlanta qualche settimana fa. Vedo che ti hanno dato già un bel benvenuto. Com'è la festa? Te lo racconto dopo. Adesso ho un po' da che fare. Che dici di raccontarmelo subito? Ti do un passaggio. Marcus, andiamo. Entra, parla col padre. Ma c'hanno tutte le placche. Dove sei diretto? Nel Glen. Lasciami pure all'Embers. Va bene. Ingresso principale. Prendi la rampa sul retro. Vi dico dove fermarvi. Hai sentito, Marcus? No, bellissimo, ragazzi. Bellissimo. È andato bene il tuo ritorno a Night City. Sei cello. Ogni tanto riappaio, eh. Tiro avanti. Bello, bellissimo però, ragazzi. Bellissimo. Cioè, giusto che... Veramente molto 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 bello. Ritogliamoci. Atlanta non era poi come ti aspettavi. In realtà non avevo nessuna aspettativa. Beh, speravo che fosse meglio di qui. Sbagliavo. Forse sarà tutto di guadagnato. Andato, vediamoci fuori. Siamo arrivati? Cioè, veramente, cioè, questo è nettamente superiore a Legion, eh? Nettamente superiore. Tanto vediamoci noi. Chi sono questi? Questo c'ha un mitra. Ferma l'auto. Che succede? Affari. Sei armato? Vai, bisogna combattere, eh? Non ci ha fermato. Sebastian Ibarra, è il mio giorno fortunato. Che cosa vuoi? Chiudere i conti. Una volta per tutte. Ho un'offerta per te, paparino. Sta a sentire. Vattene da vista. Ritira i tuoi ragazzi dalle strade. Ti darò il Glen e affare fatto. Niente più notti insonni. Vedi quanto sono generoso? Di ancora una cazzo di parola. Tu stanne fuori, non ti conosco. E io non conosco te, il che significa che qui non sei nessuno e non vali un cazzo. Beh, peperino. C'è qualcos'altro? Sembra che la nostra conversazione si sia conclusa. Attento, padre. Non sai mai chi ti punta un fucile alla schiena. Neanche tu, mezza sega. Ecco, mezzi mostri questi. Mondo un po', eh?
Sono felice di vedere che non hai dimenticato le tue radici. Hai ancora il dono. Ci sono parecchi stronzetti in zona. Se la fanno addosso non appena tiri fuori il ferro. Chi era quello? Nessuno di importante. Tra una settimana non ci sarà più. E arriverà qualcun altro. Gli ha puntato un ferro addosso? Sì. E la pagherà. Ma, ragazzi... Qui va bene. Scenderò di sotto. Tieni, prima di andartene. Il tuo numero? Magari ti è utile. Forse potremmo tornare a fare affari insieme. Tornare a 2 anni fa. Grazie, padre. Devo andare. Il Signore sia con te. E ora? Prendi l'ascensore del garage. Meno male qui ci sono le indicazioni, ragazzi. Quindi le indicazioni sono più... Se lo fa. Sono su ascensore. Aspetta, cambiamo di nuovo pad. Non è questo ascensore? È questa. Quindi? Aspetta. Parcheggio. Situazione. Sono su posto. Rick è un tipo affidabile, vedrai. È come un fratello per me. Trova rifle, 130 metri. Ora qui ci sarà qualche sparatoria, ragazzi. Prova la rifle. Si è da lui. Mi manda Kirk. Le telecamere sono spente. Hai 20 minuti. Fa quello che deve. Via di strada. E quella è la macchina? Questa meraviglia tecnologica. Che uomo di poca fede. Visto? Siamo ricchi. Ora mettila in moto e chiamami quando sei fuori. Ti dirò dove andare. L'abbiamo rubata. L'abbiamo rubata. Vado, ragazzi. Ora? Scendi. Che? No. Donna, ragazzi, sono riuscito a rubarla. Chi è questi? No, ci hanno arrestato. In vista. Siete in arresto. Mani bene in vista. Non fate scherzi. A terra, pezzo di merda, subito. Ci hanno arrestato? Ma
Detective Stintz! È passato di tempo! Ispettore Stintz. Cioè, ci hanno beccato subito! A proposito, anche la tua faccia. Piace parlare. È ripartito per Atlanta in cerca della felicità. Hanno subito beccato, ragazzi. Nasceste qui, viveste qui e moriste. Se non lo vuoi, e gli dico così. Ma non sai un cazzo di me. Fa male, eh? Ma attento a come parli. Non sono un tipo paziente. E dai, Stintz, non puoi far finta di niente. Se ci arresti, non faremo un cazzo fino al processo. E poi, alla peggio, ci daranno qualche mese. Merda, oggi gioco la galera strapiena, quindi ci cacceranno prima del previsto. La sa bene, lui. Li ho arrestati, signor Fuggio. Li porto subito via da qui. È tutta fatica sprecata. Non ho tempo per testimoniare o collaborare alle indagini. Quindi? Dovremmo lasciarli andare, signore. Dico soltanto che dovreste gettarli ammanettati e con le gambe spezzate in modo che... Interessante questa cosa, interessantissima. Sentito, no? Cazzo. Addio, ora ci c'è addio. Ora? Ma è... Oh. Addio, ragazzi. Quindi, cosa è successo? Nulla, sono usciti. Sinceramente, per un attimo l'ho vista brutta. Non pensavo che ce l'avrei. No, Stintz non lo farebbe mai. Sei sicuro? Mm-hmm. È nato e cresciuto a Haywood come noi. Odia i corporativi quanto te. Ha fatto solo quello che doveva, tutto qui. Quindi, ragazzi, non sono stati buttati nella in mare come il cinesino aveva detto. City. Nah, il lavoro era sospetto fin da... Certo. Anche la magia sotto banco di Kabuki può aggirare un allarme come quello. Dovevo immaginare che la polizia mi avrebbe beccato. Certo. Beh, forse è il volere di Dio. Jackie Wells. V. Ti conosco. Ti ho visto al Coyote. È lì che ho avuto l'incarico di rubare quell'auto. Da Kirk. Lavori con quel top? Gli doveva dei soldi e non poteva pagare. Così l'ho aiutato. Cazzo, come fa Pepe a farsi comandare così da quel viscido di Kirk? Sai cosa dicono? Ha l'appoggio del cartello. Storie intrigate, Ascolta, conosco gente del cartello. Ti assicuro che nessuno ha mai sentito parlare di Kirk. Ah, quindi? Il bastardo deve imparare che non si frega la gente di Haywood. Forza, andiamo a mangiare un boccone. Vai col colosso di Rodi. Ah, così? Qualche minuto fa mi puntavi una pistola alla testa. Se aiuti i miei amici, per me sei uno a posto. Nessuno si è fatto male, no? Benissimo. Ho un ottimo presentimento. Su cosa? Su di noi c'è una certa chimica, sai? Bene, ragazzi. Forza, sto morendo di fame. Ok. Allora, andiamo con lui a mangiare un boccone e poi vediamo cosa succede. E poi magari questo primo episodio lo terminiamo. Andiamo. Giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà un anno. Metà, se tutto va bene. E perché questa gente viene a NC? Per fare i nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. O almeno così dicono. Puoi giocare tra i posti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa.
Niente. Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC? Al cimitero. Per fortuna non importa da dove vieni, non importa che strada fai. Importa solo il modo in cui arrivi. A Night City. La città dei sogni. Quindi praticamente abbiamo preso l'amicizia con il colosso. Che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendecos. Sei mesi dopo, Japan Town. Mai siamo, diciamo, inseriti in questa banda, no? Con Jake. Di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronto per qualche tiro al bersaglio virtuale? Allora, tutorial ok, un po' di riscaldamento, esatto, tutorial non c'è tempo per questo, il riscaldamento non guasta. Sì, facciamo il tutorial, velocissimo, velocissimo, per capirlo, più che altro. Visto che non abbiamo giocato la prima, allora, la pratica rende perfetti, parla col seggente istruttore. Questa sessione sarà registrata e valutata. Vediamolo, velocissimi, velocissimi, giusto per capire come funziona certe cose. Questo corso è studiato per affinare le tue abilità di combattimento e i tuoi riflessi. Quello che imparerai qui ti aiuterà a sopravvivere e a dominare il campo di battaglia. Ti addestrerò all'uso di armi da fuoco, di tattiche furtive e di hacking delle reti nemiche. Perché alla Militech... La criptazione Militech è una vera merda. Ma i discorsetti motivanti ce li hanno proprio nel sangue. Ora... In posizione, verme! Muoversi, muoversi, muoversi! Preparati a spaccare culi in... Passiamo a un programma tattico di puntamento. Sai, tanto per riscaldarsi. Pratica rende perfetti. Sì, sapevo che l'avresti trovato facile. Che dici, aumentiamo un po' la difficoltà? Sì, sì. Se il bersaglio è armato. Non stare lì impalato. Premi B per abbassare gli ascolti dietro un riparo. Ti hanno colpito. Usa un reanimator per rimetterti in sesto. Ok. Va all'area d'addestramento. Oh, guarda. Stavolta si è portato dietro i suoi ciuffa. Cosa fai?
Ok, ora io direi di uscire dall'addestramento. Si può più uscire dall'addestramento? Penso non si possa uscire dall'addestramento. Al momento non puoi eseguire l'acquistazione. Come mai? Bisogna fare tutto l'addestramento. Carica la pratica, rende, salta. Tutta, ah, ragazzi, devo farlo tutto l'allenamento, si perde tempo. Vabbè, facciamolo. Apri lo scanner. Allora, apri lo scanner. Tieni premuto LB per attivare lo scanner. Come si fa a aprire lo scanner? Tieni premuto LB. Qual è LB? Sei una stupida recluta della Militech. Datti una mossa. Scanni dettagli, oggetti relativi alla disposizione di questi oggetti. Computer. In questo modulo imparerai ad applicare strumenti tecnologici a situazioni di combattimento. Hackera quello schermo per distruggere la guardia. Rambis insufficiente, quindi mi manca la RAM. Allora, costo di RAM 4, gli stai nemici 2. Usa lo schermo TV per distrarre 3 me. Qual è lo schermo TV? Devo distruggere, allora, premi due volte B, attacco rapido, tempo venuto, attacco potente, tempo venuto. Allora, io cosa devo fare? Usa lo schermo TV per disattivare la pratica, rende distrae nemici. Usa e distrae i nemici per distrarre la guardia. Scorre la lista dei training rapida e finisce con quello. Ho capito, ho capito. Non lo so. Qui. Comunque è un altro scanner che fornisce l'interfaccia aggiuntiva da cui selezionare gli hacking rapidi e relativi ai bersagli. Usa distrae i nemici per distrarre la guardia. Ecco.
Va, ci è voluto mezza giornata, mi ci è voluta. Bene, ora eliminalo in silenzio. Come fa a eliminarlo? Toglielo. Non preoccuparti, riprova. E via. Troppo tempo ci ho messo. Hackera quello schermo per distrarre la guardia. Feccia corporativa. Tutto stile. Bene, ora. Non preoccuparti, riprova. Ah, vabbè, ragazzi. Diciamo che torniamo un attimino qui, se no dura troppo questo video. Allora, ragazzi, diciamo che cercherò di superare questo questo allenamento, e nel prossimo episodio, che spero di riproporre magari venerdì prossimo, quindi magari domenica, che è oggi, e venerdì continueremo la storia con il nostro personaggio. Io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi episodi, e seguite tutti i video che il Faccione mette tutti i giorni alle ore 12 su questo canale. E come sempre vi invito a iscrivervi al canale, arriviamo a 600 iscritti, mi raccomando, e se vi è piaciuto mettete un like. Ciao!